paga contro una squadra importante, forte, e purtroppo la conferma con questa serie mese contro le prime fa benissimo, Parigi con Capogallo, due gli fanno la Massese, oh no. No, ho fatto bene, ma io parlo da io parlo da quando sono stato preso in causa, poi tutto il resto non posso rispondere. Noi non abbiamo sofferto né Gavorrano né Montecatini, che comunque erano squadre che avevano punti più di noi, siamo andati a Gavorrano, abbiamo imposto la partita, il loro portiere ha fatto miracoli e l'hanno anche detto che comunque se c'era una squadra di punti che meritava eravamo noi. Abbiamo portato via poi Correco, non c'erano dubbi, quindi non c'erano dubbi, nel senso abbiamo affrontato la partita nel giusto modo. E oggi l'avevo detto ieri in conferenza che ci credevo, perché so il valore dei ragazzi, so, lavorandoci sulla parte offensiva, sulla parte difensiva, le sicurezze che gli si può dare e si può vedere in campo come hanno reagito. È una Sanremese che a me piace perché aggredisce, toglie spazio e quando c'è la possibilità affonda creando problemi dove ci sono da creare i problemi, non sulla difesa piazzata che spesso andavamo a affrontare prima. Avete fatto 10-15 partite, adesso potete anche prendere 13-15 davanti, però va bene. Giustissimo Mario, però rimaniamo al pezzo, da dove venivamo? 9 partite, 6 punti, ok, e guardavamo dietro, layout, si parlava di quello, ricordiamocelo, poi adesso... L'obiettivo era il playoff, ci sta benissimo, noi ci crediamo, però rimaniamo sempre sul pezzo, c'è stata una trasformazione totale, i ragazzi hanno una fiducia nei loro mezzi incredibile, quello che piace a me, vedere la Sanremese un po' che mi ricorda quando giocavo anch'io, quell'atteggiamento, non aver paura di nessuno, rispetto per tutti, ma paura di nessuno. Guarda, io ho le mie idee in proposito, secondo me questa qua è una Ferrari, gestita nel giusto modo è una Ferrari proprio, quindi non ho altro da dire, bisogna credere però e farla lavorare per essere una Ferrari, bisogna non adattare i giocatori a un modulo ma sapere dove rendono di più, io nel mio piccolo ho fatto quello, ho cercato di metterli in posizioni dove, gliel'ho detto anche loro, potevano rendere al massimo e lì acquisisci fiducia. Gli acquisisci fiducia, non hai paura degli altri, sei aggressivo, dai fastidio, perché le occasioni anche oggi le avete viste, ne abbiamo create senza nessuna paura. Domenica scorsa, se vogliamo aprire una piccola parentesi di finale, se qualcuno è venuto a vedere la partita, il 2-0 sembra che siamo andati là a far vacanze, invece abbiamo avuto il primo tempo tre portiere che ha fatto paratone, virgola, un po' di fortunella perché alcune proprio ha messo il piede lì, l'ha presa, tre occasioni veramente limpide, poi loro hanno fatto un gol perché Capra ha qualità e alla fine noi abbiamo provato a pareggiare, perdere 1-0, 2-0, ci abbiamo provato, poi sul Cabecci ha fatto un altro miracolo il portiere, va benissimo, però anche lì l'atteggiamento era stato quello giusto. Dimmi. Sarà un po' più difficile preparare la Liga Nordicale questa settimana per il peso specifico della partita prossima oppure sarà come è andata fin qua? No, guarda, allora io gli ho sempre detto ai ragazzi, ogni partita fa storia a sé, e domenica affrontiamo un'altra partita di quelle 6 che avevamo a disposizione e se tu guardi chi abbiamo affrontato dovremmo aver avuto paura di tutto, come venivamo. L'atteggiamento di domenica sarà di arrivarci carichi e sapere dove colpirli, perché lavorerò in settimana su determinati tipi di esercizi, sapendo come gioca la Lavagnese, e poi di portarli carichi alla morte, noi andiamo là per fare punti, poi per essere la vittoria, l'importante è che l'atteggiamento sia quello determinato e tosto e coeso dal primo al 95° minuto,